Buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone Serie C e Serie D, ovviamente il menù di questa puntata numero 2 del 2020. Abbiamo riaperto un po' i battenti settimana scorsa, vittoria in Serie C per il Teramo Allentini contro la Sicula Leonzio, vittoria importante firmata dalla rete di Simone Magnaghi. In Serie D erano in programma due derby, uno l'ha vinto il Pineto contro il Chieti 1-0, la risolta Tomassini nel finale, l'altro è finito in parità tra Vassese e Giulianova, non senza polemiche, ampia pagina moviola per il rosso di Filippo, per il rigore dato alla Vastese nel finale e non solo, sono quattro gli episodi da moviola che rivedremo, ma era anche il giorno di Notaresco Campobasso, ha vinto il Campobasso 3-1, tripletta di Cogliati con il Matelica che vince contro il Monte Giorgio e accorcia ancora di più la vetta della graduatoria, adesso il Notaresco è a più 6 sulla squadra di Gianluca Colavitto, perde ancora l'Avezzano dopo aver pareggiato all'ultimo istante proprio contro il Campobasso settimana scorsa, ma la situazione adesso è veramente complicata, peraltro rosso a Gerardo Masini, lo avete sentito per chi ci ha seguito questo pomeriggio, giallo dalla panchina nel primo tempo e poi secondo giallo quando è entrato nella ripresa, insomma un momento no per l'Avezzano, ne parleremo con i nostri ospiti, intanto saluto in redazione, oggi ha seguito uno dei due derby, quello di Pineto, Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, ciao e ben ritrovati a tutti. E poi i nostri ospiti, oggi ovviamente contento per la vittoria del suo Campobasso in una partita particolare perché era uno dei tantissimi ex della gara, il direttore sportivo del Campobasso, Stefano De Angelis. Buonasera direttore, ben ritrovato, buon anno. Buon anno, buonasera a tutti. E poi Aldo Fattore, ciao Aldo. Buonasera. Come è in forma il tuo ex giocatore? Ma guarda, io di Stefano ho un grandissimo ricordo perché siamo stati nel 2006, l'ultimo anno a Chieti, e ti posso dire che per me è un ragazzo, quindi un ragazzo veramente in campo dava l'anima e quindi sono veramente felice di ritrovarmi. Oltretutto mi ero ritrovato con lui 4 anni fa quando era direttore ad Avezzano. Ad Avezzano, sì. Va bene, vediamo un po' i numeri perché sono appena concluse le due partite in Serie C che iniziavano alle 17.30, risultati, due risultati a sorpresa. Gli anticipi di ieri, Rieti-Picerno 0-1 e poi, ancora più clamoroso, sempre ieri pomeriggio, il 3-0 della Cavese contro la Regina. Questo pomeriggio 1-1 tra Avellino e Vibonese, Avellino che peraltro sarà il prossimo avversario del Teramo domenica alle 17.30. Vittoria del Catanzaro 2-1 col Bisceglie, nel finale la Ternana nonostante l'inferiorità numerica con il gol di vantaggiato viola il Viviani di Potenza 0-1, vittoria in trasferta come vedete anche per il Teramo 0-1 sul campo della Sicula Leonzio, la decide Magnaghi al 20° del primo tempo, 0-0 tra Virtus Francavilla e Catania, Viterbese Bari 1-1, vantaggio di Benzaia dopo 3 minuti al 94° il pareggio del Bari con la rete di Dursi. Alle 17.30, clamoroso a Monopoli, perché vince la Paganese 0-1, 2-2, altro risultato a sorpresa tra Rende e Casertana. Vediamo la classifica, perché con il servizio di Sicula Leonzio Teramo apriremo questa puntata dell'Abruzzo del Pallone. Comanda sempre la Regina, 49 punti, 40 Bari e Ternana, dunque c'è una coppia all'inseguimento della squadra di Mimmo Toscano, 39 per il Potenza, 37 per il Monopoli, 32 per il Catanzaro, 29 per il Catania, 28 per il Teramo, 27 per Vibonese, Paganese e Avellino, 26 punti per la Casertana, 25 per Viterbese e Cavese, 23 punti per la Virtus Francavilla, 20 per il Picerno, 14 per Bisceglie e Rende, 12 per il Rieti, 11 per la Sicula Leonzio. Due precisazioni, vedete tutte le squadre sono contrassegnate dall'asterisco perché quell'asterisco fa riferimento all'ultima gara del 2019, la prima del girone di ritorno che non si è disputata ma che sarà recuperata mercoledì 22 con il Teramo in campo al Bonolis contro il Catanzaro, dunque per il Teramo settimana prossima, così come per tutte le altre, 3 impegni, Avellino in casa, Catanzaro in casa e poi trasferta a Castellammare contro la Cavese. Altra precisazione, in settimana è arrivata la sentenza del Tribunale federale che ha condannato il Rieti ad altri 4 punti di penalizzazione per i mancati pagamenti in ritardo di luglio e agosto. In questo momento la classifica della Lega Pro dà ancora il Rieti a 12 punti e noi a quella ci atteniamo, ma tenete conto che
Bisogna vedere se ci sarà il ricorso da parte della società reatina, e probabilmente ci sarà, e quindi ancora sub iudice, ma di fatto il Rieti dovrebbe essere a 8 punti. Queste sono due precisazioni, perché per chiarire, insomma, quella che è la classifica a tutto tondo. Vediamo in Serie D, girone F, i risultati della seconda giornata di ritorno, 19esima del girone F: Atletico Porto Sant'Elpidio, Cattolica 1-1, la San Giustese batte l'Avezzano al De Marzi 1-0, gol di Buonaventura, Jesina Vasto Girardi 2-3, 3-2 invece del Matelica col Monte Giorgio. Oggi Cogliati non è stato l'unico a siglare una tripletta, perché a Matelica l'ha fatta anche Vito Leonetti contro il Monte Giorgio. 2-1 per l'Agnonese sulla Recanatese, Pineto Chieti 1-0, gol di Tomassini, come vedete Notaresco Campobasso 1-3, tripletta di Cogliati, in mezzo il momentaneo 1-2 siglato da Romano. Tolentino Fiuggi 1-1, Vastese Giulianova 1-1. Vediamo la classifica, comanda sempre il Notaresco a 46 punti, ma il Matelica si rifà sotto a 40, a meno 6 dalla formazione rossoblu, 36 punti per la Recanatese, 35 per il Campobasso, 30 per la coppia Monte Giorgio-Pineto, 29 punti per l'Agnonese, 27 per la Vastese, 25 per il Fiuggi e il Vasto Girardi, 22 per il Tolentino, 20 per San Giustese, Atletico Porto Sant'Elpidio, 19 Giulianova, 17 Chieti, 15 Avezzano, 13 Cattolica, 12 Jesina. A sensazione mancano 3 punti alla Vastese, che sono quelli del turno precedente, del 2-0 contro il Chieti. La Vastese dovrebbe essere, se non erro, a quota 30 punti. Comunque, prima di iniziare la discussione, Aldo, visto che oggi hai seguito Sicula Leonzio Teramo, ti faccio rivedere il servizio della partita. Il gol di Magnaghi non è stata una partita esaltante, però lo rivediamo. Vittoria, diciamo che non è stata una bella partita, però era importante vincere. Ecco, l'unica cosa positiva è stato il risultato, perché l'Atletico Leonzio ha dimostrato di essere di una pochezza, specie in difesa, unica. Quindi mi sarei aspettato forse un Teramo migliore, però portiamo a casa i 3 punti e va bene così. Vediamo, Sicula Leonzio Teramo 0-1, il servizio. Con le unghie e con la rete di Magnaghi al 20esimo il Teramo inaugura nel migliore dei modi il nuovo anno, 0-1 sul campo della Sicula Leonzio per la formazione di Tedino, che interpreta la partita esattamente con lo spirito che a volte a questa squadra è mancato. Coltello tra i denti e pochissimi fronzoli, l'allenatore sceglie una punta ma dà le chiavi della manovra a Viero con Ilaria e Santoro, Magnaghi punta con Bombaggi e Costa Ferreira a supporto, l'ex Pordenone però gioca quasi da seconda punta ed è il primo a farsi vedere al sesto con una conclusione neutralizzata da Polverino. Approccio giusto quello biancorosso, ancora Bombaggi da piazzato, ma la specialità stavolta non sortisce il gol del vantaggio, quello che invece scaturisce da un corner al 20esimo. Testa di Ilari con il pallone che sta per terminare fuori, Polverino nel tentativo di bloccare la palla se la fa scappare, Soprano rimette al centro e per Magnaghi è un gioco da ragazzi appoggiare in rete il suo quinto centro in stagione. Trovato il vantaggio esce la Sicula e Tomei è bravo almeno in un paio di circostanze a sventare la minaccia portata dalla formazione di Bucaro, che sembra prendere confidenza con il match. Il diavolo però controlla e quando può riparte, come al 33esimo quando Bombaggi approfitta dello scivolone di Ferrini e si invola verso la porta bianconera sparando però incredibilmente alto. Occasione clamorosa per il Teramo che tiene in vita la partita, che nel finale di tempo potrebbe comunque registrare il raddoppio. Magnaghi lavora bene per Santoro, destro volante della mezzala, sfera al lato. Ancora la formazione biancorossa in apertura di ripresa. Al 49esimo Tentardini assiste dalla sinistra Magnaghi, contratto dal portiere bianconero, con Santoro fermato da Tafa prima di chiudere in porta. Il più pericoloso però è sempre Bombaggi, che spara alto al 52esimo mentre la stoccata di Magnaghi, servito da Cancellotti, è troppo debole per far male all'estremo di casa. Tedino inserisce a rigoni per Viero, ammonito salterà l'Avellino, e Iotti per Magnaghi col diavolo, che senza punte si abbassa troppo e non riesce a ripartire come vorrebbe. Troppo stanchi Bombaggi e Costa Ferreira, mentre sul fronte opposto Bucaro aveva già inserito Catania ed Esposito. Tedino se ne accorge e butta nella mischia Birligeo all'85esimo. Meno si fa vedere dopo 4 minuti con un tiro alto e con una conclusione deviata su servizio di Costa Ferreira, ma in generale il Teramo non rischia praticamente nulla e incamera 3 punti fondamentali nella settimana di avvio della fase 2 del campionato. 28 lunghezze in classifica e secondo successo esterno in stagione, due ingredienti fondamentali prima del Tour de Force della prossima settimana con Avellino, Catanzaro e Cavese.
Allora, questo era il successo del Teramo con la Sicula Leonzio. Per giustamente mancava la classifica di Serie D, era sbagliata, la facciamo rivedere, perché la Vastesi ha 30 punti con Monte Giorgio e Pineto. Non era stata inserita la vittoria di lunedì contro il Chieti per 0-2. Questa è la classifica giusta. Comunque, ritorniamo in studio. Aldo, che cosa hai visto oggi pomeriggio? Insomma, non tantissimo dal punto di vista delle occasioni, guarda, però non era neanche facile, perché era un campo anche molto sconnesso. Sì, il terreno di gioco quello che è, però voglio dire, loro veramente una squadra imbarazzante, specie in difesa. Sai che cosa mi è piaciuto del Teramo? La prestazione di Viero. Sì, non so se sei molto d'accordo. Molto bravo. È stato molto dinamico. Molto. E poi questa partita l'ho vista sempre un po' in ansia, sai perché? Ho rivisto le streghe, nel senso. Rende. Lo so perché l'abbiamo vista insieme. Che ha giocato a Vibo, ti ricordi? Sì, come no. Praticamente una partita che doveva finire 3-4-0 per il Teramo, alla fine è 1-1. E sarebbe stata veramente una beffa, perché veramente il Leonzio è una squadra, secondo me, ecco, fortunata, perché Rieti ha avuto i punti di penalizzazione, ma escluso qualcosina davanti, non mi pare che abbia niente, specie indietro, niente di che. Comunque, la cosa positiva sono i 3 punti, proprio perché il Teramo si appresta a 10 giorni, praticamente, sì. 3 partite che sono sulla carta impegnative, perché sì. C'è l'Avellino, il Catanzaro e poi la Cavese, due in casa, le prime due, e poi va a casa. Una Cavese che ieri ho visto gli ultimi molto 20 bene. Minuti, mi ha impressionato. Veramente è una squadra che in grossa ripresa, perché non si fanno così 3 gol alla regina. Certo. Comunque, questo è, prendo per positivo questo e spero, ecco, una cosa volevo dire. Io questi giorni non ho seguito molto le televisioni private, mi è dispiaciuto tutte queste polemiche a Teramo, il silenzio stampa, una cosa. Il calcio è una cosa così lineare. Insomma, sì. Si può anche far meno delle dichiarazioni dei giocatori o di qualche dirigente, però. Mi sembra, le critiche vanno accettate così come gli elogi. Secondo me il Teramo, rispetto a quello che è stata la campagna faraonica, tutti quanti pensavamo potesse far di più. Però da lì a silenzio stampa, mi auguro a questo punto che il Teramo si possa rifare con un ottimo girone di ritorno. Assolutamente. Oh, poi a livello, diciamo, di scaramanzia, se dovesse portare bene, viva Dio! No. Ok. Poi il girone d'andata è cominciato con una sconfitta a Catanzaro, quindi partiamo. Esatto. Anche se quella partita con il Catanzaro deve ancora esserci, ci sarà mercoledì 22. Chiedo a Stefano De Angelis, partite come questa, ma dove magari vai e trovi l'ultima in classifica, il campo è sconnesso, vieni da un mese che non giochi, sono sempre partite particolari dove c'è tutto da perdere, perché poi alla fine sembra tutto scontato, però vai anche in questi campi dove le difficoltà ci sono sempre, sia per quanto riguarda il terreno di gioco, ma anche per le squadre che sono. Sì, è vero che sono sotto in classifica, magari hanno qualità minore, però sicuramente dal punto di vista agonistico potrebbero crearti dei problemi. Certo, assolutamente. Oh, Andrea, vengo da te con una precisazione, la devo fare a beneficio di chi ci segue da casa e chi magari vede anche il servizio su YouTube, sul nostro sito www.tv6.it. Mancano tantissime azioni, noi oggi abbiamo visto la partita, mancano tantissime azioni, tant'è vero che nel servizio io faccio riferimento a alcune azioni che non vedete, perché proprio non c'erano. Non era complicatissimo montare una partita, soprattutto lasciando per esempio l'audio di fondo, perché le immagini mute che vedete sono veramente una cosa antitelevisiva. Ora, pagare per un servizio del genere e pagare anche parecchi soldi, io credo che da sotto questo punto di vista ci sono delle eccellenze in Italia, però vedere, pagare per highlights di questo tipo è veramente sconcertante. Ecco, tutto qua. Comunque, più o meno, hanno fatto vedere quello che. Beh, mancano almeno 2 o 3 azioni, sì, che potevano. 2 errori di bombaggi mancano, hanno fatto vedere. 2 o 3 azioni che nel complesso di una partita dove non ci sono state 300 azioni, forse si potevano inserire. E poi, ripeto sempre, di solito l'audio di fondo del pubblico si lascia, perché dà anche il senso un po' della partita. Comunque, Andrea, importante quanto da 1 a 10 questa vittoria? 8? 9? Beh, voto alto, sì, 8 ci può stare, perché alla fine
Quello che conta sono le vittorie e i punti, e il Teramo ha conquistato 3 punti, dunque questo è assolutamente positivo, anche perché una fase negativa del campionato del Teramo è iniziata quando in una gara simile a questa, quella di Vibo Valentia contro il Rende, il Teramo, pur giocando contro una squadra chiaramente inferiore, non riuscì a vincere quella partita perché sprecò delle opportunità e fu punito al primo errore, e in questo caso il Teramo è stato cinico nello sfruttare un errore incredibile del portiere della Sicula. Nel complesso a meritare la vittoria, anche se ci sono stati momenti della partita dove il Teramo si è forse difeso un po' troppo, però diciamo che quando le cose non vanno granché bene bisogna essere umili, il Teramo oggi lo è stato in certi frangenti, e ripeto, l'obiettivo era portare a casa la vittoria. Questo è importante perché c'è da riguadagnare un'autostima che nei giocatori forse si era persa, c'era da riguadagnare fiducia ed entusiasmo in un ambiente che lo aveva evidentemente perso, anche alla luce delle tante polemiche, e abbiamo sottolineato come inizio del girone di ritorno sarà cruciale per il Teramo, che se vuole scrivere qualche bella pagina ancora in questa stagione deve mettere fieno in cascina ora che il calendario sulla carta mette a disposizione degli impegni più alla portata, per poi avere quella giusta fiducia quando il campionato riserverà la parte più difficile, cioè dalla metà in poi del girone di ritorno, e quando inizierà la fase cruciale della stagione. Quindi da questo punto di vista bene, poi è chiaro, non è tutto oro quello che luccica, è chiaro che c'è la vicenda Arrigoni panchinato, ma Viero ha fatto una buona partita, peccato salterà la prossima gara contro l'Avellino. È chiaro che c'è qualcosa da registrare, ripeto, non è tutt'oro quello che luccica, però contava fare i 3 punti, questi 3 punti sono arrivati. Assolutamente, peraltro oggi insomma abbiamo avuto un attimo un sussulto, Aldo, quando è uscito Magnaghi per far entrare Iotti, Teramo senza punte, che in maniera incomprensibile si è schiacciato. Insomma, non ce n'era bisogno. Ma sai, sono quelle scelte che ti lasciano un po' perplesso. No, proprio interdetti. Ah, no? Da okay. Tempo perplesso. Ma io volevo essere buono. No, perché l'avversario non mi sembrava proprio di proprio, guarda, onestamente da Leonzio mi ha fatto la figura di una buona squadra, forse sono esagerato io, di metà classifica di Serie D. Con tutto il rispetto che uno, non so a te che impressione abbia fatto. Io, beh, è chiaro che è una squadra che ha problemi. Specie dietro, sì. Veramente. È una squadra che ha problemi, è una squadra che ha provato ad intervenire sul mercato. Però molto probabilmente, io a giustificazione di questo, devo dire che Tedino, sì, è memore proprio della partita di Vibo, credo. Sì. Perché guarda, e non che solo io, credo, Perché se vi ricordate a Vibo veramente il Teramo ha sbagliato di tutto di più, e a 9 minuti alla fine hanno pareggiato. Sì, sì. Solo per questo lo posso giustificare, però se no ti lascio senza parole. Assolutamente. Ovviamente noi continueremo poi martedì, faremo un po' il punto della situazione in casa Teramo alla luce, lo ripetiamo, di una settimana, quella non la prossima, ma l'altra ancora, che si aprirà alle 17.30 di domenica con Teramo Avellino, poi ci sarà Teramo Catanzaro alle 18.30 di mercoledì 22 gennaio, e poi ci sarà la trasferta a Castellammare di Stabia, perché la Cavese non gioca al Simonetta Lamberti ma gioca a Castellammare di Stabia, perché il Lamberti non è omologato ancora per la Lega Pro, deve avere ancora dei lavori di ristrutturazione, adesso non sappiamo a che punto si trovino i lavori del Lamberti, però giocherà a Castellammare di Stabia. Ne approfitto anche per dirvi che, per tutti quelli che ci seguono, il martedì, che la settimana del 22 Pro Teramo non andrà in onda martedì, che sarà il giorno prima di Teramo Catanzaro, ma direttamente mercoledì 22, sempre alle 21, e faremo un po' il sunto di quanto è successo nel pomeriggio al Bonolis. Intanto Andrea, sono uscite, giusto per chiudere la questione mercato, è uscita anche una voce del probabile addio di Minelli, che si sembrerebbe stanco del mancato utilizzo a Teramo, perché oggi poi in realtà, altra questione che riguarda l'attacco, è entrato Birligea con Ciancio e Martignago in panchina, di fatto è una
decisione indiretta di Tedino, questi due giocatori non fanno più parte del progetto, perché se li hai in panchina, hanno sempre giocato, e entra Berligia che non aveva mai giocato, evidentemente su Ciancio e Martignaco non fai più affidamento. E poi il caso Minelli. Beh, quando dicevo che non è tutt'oro quello che luccica, mi riferivo appunto a quella che è la panchina di colui che è il capitano del Teramo, Arrigoni, e mi riferivo anche a questa vicenda, che Minelli è stato fuori per diverso tempo per infortunio. Quando ha giocato ha dimostrato di avere delle qualità e di poter fare al caso del Teramo. Oggi non ha giocato dall'inizio, poi ci sono state delle sostituzioni che evidentemente lo hanno fatto pensare. Ecco, poi sui siti specializzati è uscita fuori questa notizia, che chiaramente ora sarà ulteriormente verificata nelle prossime ore, però voglio dire, siamo anche in pieno calciomercato. Io penso che se Minelli ritiene di non poter stare più in questo gruppo, ci siano tutte le condizioni anche per il Teramo per lasciarlo andare senza neanche forzare più di tanto, visto che ci sono dei giocatori appunto come lui, magari come Martignaco, che potrebbero non rientrare più nei piani, mentre sappiamo che il Teramo è alla ricerca comunque di rinforzi in attacco. Quindi insomma, staremo a vedere in questa settimana se qualcosa accadrà. Oggi vorrei dare il merito al mister, che ha messo in campo una bella formazione, grande Magnaghi, ci scrivono da casa. In effetti, come dicevi anche De Aldo, Viero e Santoro sembrano aver dato una linfa diversa a questa squadra. Sono anche giovani, però veramente io mi è sembrato, da un punto di vista dinamico, che il Teramo ha guadagnato parecchio. Ti è piaciuto anche Birligea, che è entrato alla fine? Ma sai, è entrato proprio gli ultimi 10 minuti, mi sembra. Sì, 5 minuti, 8 minuti. Sai, è ingiudicabile, quindi. Però, ritornando al discorso dei centravanti, è questo, insomma, quando io ho detto in passato che Altermo ha preso 3 centravanti, ma in effetti 3 non ne fanno uno, ti ricordi? Sì, io ho sempre rimpianto il centravanti l'anno scorso. Che ha segnato anche oggi, io non vorrei. Dico, ha segnato anche oggi, non vorrei girare il coltello. No, Magnaghi ha fatto 5 gol. No, dico l'attaccante che c'era l'anno scorso, Infantino, ha segnato anche oggi. Beh, vabbè, ma Infantino, io l'ho detto in tempi non sospetti, lo avrei praticamente confermato. Che dici? Ci torneremo in Serie B, forza Lanciano, vero signor Fattore? Ma io mi auguro, perché ho avuto sempre un debole per la città di Lanciano e per Lanciano, quindi. Anche se oggi sconfitta in casa 0-2, ha vinto il Castelnuovo, quindi ha più 11 il Castelnuovo. Beh, vabbè, Lanciano. Ma il Castelnuovo il campionato l'ha vinto, c'ha un grandissimo allenatore, oltretutto Di Fabio. Guido Di Fabio. Sì. Quindi il campionato è difficile vincerli. Qui c'è Stefano che sulla carta si vincono tutti, ma poi è difficile. Poi in campo è complicato. Comunque io penso che Lanciano ci deve credere, perché anche il secondo posto potrebbe essere utile per i salti categorie. Certo. Va bene, apriamo la parentesi Serie D, ovviamente lo facciamo con la partita di Notaresco. Notaresco Campobasso 1-3. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Va al Campobasso il big match del girone F con il tecnico molisano Mirko Cudini, che riesce a togliersi la soddisfazione di battere la sua ex squadra e riaprire così i giochi in testa alla classifica. Al Savini finisce 3-1 per i molisani grazie ad una tripletta di Cogliati. Padrone di casa in casacca bianca in campo con il 4-3-1-2, ospiti che rispondono con il 4-3-3. Spalti gremiti con oltre 200 tifosi giunti dal capoluogo molisano. Al secondo minuto subito Campobasso intraprendente con Zammarchi, che in area abruzzese calcia fra le braccia di Scotti, arrivato in settimana nella squadra del presidente Di Giovanni. La risposta locale al nono è clamorosa, con Liguori che dalla sinistra crossa per Frulla, che dalla zona del dischetto mette incredibilmente sopra la traversa. Al dodicesimo ancora in avanti la squadra abruzzese con un tiro di Cancelli parato da Raccichini. Le due formazioni dimostrano sin dalle prime battute di volere portare a casa l'intera posta e attaccano con gli abruzzesi ancora pericolosi. Così
al 15esimo con un colpo di testa di Romano parato ancora dall'estremo molisano. Sale di intensità con il trascorrere dei minuti, però la pressione dei bianchi di casa, con Frulla ancora pericolosissimo al 18esimo con una incornata che manda la sfera al lato di un nulla. Tiene la squadra di Cudini che al 33esimo si rende pericolosa con Cogliati che scalda le mani a Scotti che respinge non senza qualche difficoltà. Il punteggio resta così fermo sullo 0-0 con la capolista nella parte finale di primo tempo meno pericoloso quando Cancelli approfitta di un rinvio corto di Raccichini chiamando poi il portiere del Campobasso al salvataggio in calcio d'angolo. Sul capovolgimento di fronte gli ospiti trovano il vantaggio dopo un pallone perso da Morganti a centrocampo e con Cogliati che al termine di un'azione fulminea beffa Scotti regalando il vantaggio alla sua squadra. Il primo tempo si chiude così sullo 0-1 e la ripresa al terzo minuto vede subito alla prima occasione utile il raddoppio molisano ancora con Cogliati che supera per la seconda volta Scotti andando poi a festeggiare il raddoppio della sua squadra sotto il settore dei tifosi molisani. Per il giocatore della formazione rosso-blu ospite è la doppietta personale. Per il notaresco una mazzata invece con la squadra di Vagnoni che però non demorde trovando una reazione efficace, il gol del 2-1 al 12esimo con Romano che di testa riapre così i giochi. Si rianimano i tifosi di casa con i locali che cercano di spingere ancora alla ricerca del 2-2, mancando però in lucidità ed incisività con il nervosismo che fa il resto in un pomeriggio con tanti cartellini gialli sventolati dal direttore di gara. Il notaresco spinge ma non riesce mai veramente a rendersi pericoloso. Nel finale di gara poi accade di tutto. Al 39esimo Romano in area molisana ha l'occasione propizia ma non riesce a concludere prima del rosso a Sansovini al 44esimo per proteste che erano probabilmente dirette non all'assistente ma ad un giocatore del Campobasso. Poi al 52esimo arriva anche l'errore di Scotti che regala a Cogliati il terzo gol e la tripletta personale. Il Campobasso vince per 3-1 e il notaresco vede ora avvicinarsi il Matelica arrivato a meno 6. Vagnoni, una sconfitta che riapre un po' la corsa per quanto riguarda il primo posto, ora il Matelica a 6 punti. Ma no, non ci interessa che abbiamo perso questa partita, una delle migliori partite che abbiamo giocato, che per il primo tempo abbiamo fatto un primo tempo straordinario. Loro hanno un giocatore che in questa categoria fa la differenza, che si chiama Cogliati, però al di là di questo la squadra mi è piaciuta. Soprattutto primo tempo, un paio di ripartenze abbiamo concesso dove loro ci hanno fatto male su qualche errore nostro in disimpegno e quindi solo il secondo tempo l'unica cosa è quando abbiamo pareggiato, visto che avevamo messo quasi tutti attaccanti, loro si sono chiusi quasi tutti sotto la linea di palla e ci ripartivano, dovevano essere un po' più bravi nel giocare palla a terra e andare sugli esterni a fare la supernumerica, visto che loro erano tutti sotto la linea da palla, però la voglia di recuperare dopo il nostro 2-1 ci ha portato a buttare troppi palloni in mezzo dove loro sono anche strutturati e forse dovevamo scegliere di giocare, come ho detto, di più palla a terra e sugli esterni, ma la squadra per me ha fatto una grande partita, lasciamo stare il 3-1, il terzo gol non lo considero, però va bene, come dici tu abbiamo riaperto, ma noi sappiamo che il campionato non l'avevamo mai chiuso perché siamo qui, ci troviamo in questa classifica così straordinaria ancora e cercheremo di dare ogni partita il massimo, sapevamo che incontravamo una squadra costruita per vincere. Cudini, non ci venga a dire che questa è una vittoria come tutte le altre, vincere contro il suo ex notaresco ha avuto un sapore particolare. Ma per quanto mi riguarda sono sincero, per me al di là del notaresco è una partita importante per noi che abbiamo portato a casa. Dopo i due punti persi domenica scorsa, oggi era fondamentale, soprattutto in casa della prima in classifica, quindi non ho rivalse nei confronti di nessuno, quindi per me è una vittoria come tante altre, purtroppo noi siamo condannati a dover vincere quasi tutte le domeniche, quindi questo ci dà una grossa spinta, soprattutto sotto l'aspetto del morale. Avete riaperto però la corsa al primo posto, ora il Matelica è a 6 punti dalla capolista. Ma sì, sicuramente non so se ha vinto il Matelica oggi, sicuramente ha accorciato le distanze, quindi renderà forse più vivo il campionato, questo sì, però noi dobbiamo fare il nostro percorso, quindi
più punti faremo e qualcosa riusciremo a guadagnare, quindi l'ho detto ai ragazzi e continuo a dirlo, noi non dobbiamo fare la corsa sul notaresco, perché altrimenti diventa uno stilicidio ogni domenica, dobbiamo fare la corsa su noi stessi e partita per partita. Oggi siamo stati bravi a portare a casa questa vittoria difficile, su un campo difficile, con delle qualità individuali molto importanti dell'altra squadra, quindi faccio un grosso complimenti ai miei ragazzi. Questa è l'intervista di Cudini, che non è completa, poi facciamo sentire un'altra parte che apre parecchi fronti, quindi assolutamente poi dopo la pubblicità, però intanto rimaniamo sulla partita. Buonasera a tutti, l'arbitro di oggi è notaresco, scandaloso per entrambe le formazioni, veramente pietoso per essere una gara in cartello, che ne pensate? Grazie. Io non c'ero, chiedo a Stefano De Angelis, che c'era, se effettivamente l'arbitro ha un po' penalizzato l'una e l'altra squadra, ha avuto questa sensazione. Magari una cosa che ha fatto l'arbitro, magari molte volte ha ammonito parecchio, penso anche quando magari non ce n'è bisogno, poi per il resto non è che ha inciso sul risultato. Allora, Cudini ha detto siamo condannati a vincere e questa evidentemente è una partita, seppur contro la prima della classe, che questa squadra doveva vincere, perché è inevitabile che a Campobasso bisogna vincere. Forse questa squadra all'inizio un po' l'ha sofferta questa. Ma non è sofferta, perché non sono venuti i risultati, perché poi le prime 8 partite abbiamo fatto 8 punti, perciò abbiamo, penso le ultime 11 abbiamo fatto 8 vittorie, 3 pareggi, perciò veniamo da una striscia importante. All'inizio abbiamo avuto problemi, quando si cambia tanto, abbiamo avuto infortuni, il campo ha detto che eravamo in difficoltà. Adesso poi in merito del notaresco è andato totalmente forte, se no noi purtroppo per guadagnare posizioni ogni domenica dobbiamo fare il massimo. Certo. Questo è, non è perché noi, ripeto, ho già detto l'altra volta alla stampa, non siamo mai considerati una corazzata, perché non lo siamo, perché se ti vai a vedere tutti i giocatori che abbiamo in rosa noi, 4 vengono a Notaresco, l'altro giocava con Alberetti, Lagnores, Martino del Campobasso, Brenci della Pianese, perciò non è, tolto Alessandro e Cogliati, che l'anno scorso era a Campobasso, che si è salvato l'ultima giornata, sì. Perciò non è che Cogliati viene a Marte. Sì, sì. Però ci siamo sempre reputati una buona squadra, giovane, che potevamo dare la fine, cioè di lottare fino alla fine per far bene, ma sicuramente non siamo stati mai, non siamo mai considerati una corazzata. Questo. Però il ritorno di Cogliati vi ha dato qualcosa in più, inevitabilmente. Oggi abbiamo visto, soprattutto il secondo gol. Dalle qualità importanti, sta dimostrando che è un giocatore che in questa categoria fa la differenza. Cioè, quest'anno sta trovando quella anche maturità, quella sottorete che. Le sue doti già si sapevano, però adesso sta dimostrando domenica dopo domenica, ma se lo merita anche per l'atteggiamento che ha durante la settimana, perciò è un giocatore che ad oggi in questa categoria secondo me fa la differenza. Che notaresco ha ritrovato Stefano De Angelis? Perché molti giocatori li conosce. Sì, io ho trovato un'ottima, il campionato che hanno fatto va dato solo merito, perché se stanno lì tutte le vittorie che hanno fatto, penso che nessun altro girone, neanche il Palermo, perciò alla fine se hanno questa posizione di classifica l'hanno meritato, perciò oggi ho trovato una squadra da prima in classifica, strutturata fisicamente, che sa quello che deve fare, perciò noi avevamo solo un risultato per provare a sperare. No, ma non è tanto per continuare a salire di posizione, perché poi è quello che vogliamo fare, perciò alla fine, al di là dei grandi meriti del notaresco, penso che oggi noi abbiamo fatto una buonissima partita. Vediamo la classifica, è un campionato, chiedo a Stefano Angelis e poi anche ad Aldo Fattore, e poi voglio anche il parere di Andrea Costantini, è un campionato a due per la vittoria oppure ancora troppo presto? No, presto no, oggi la classifica dice che è a due, perché poi purtroppo la distanza notaresco con le altre è talmente ampia che però questo è un campionato talmente strano, soprattutto il giorno di ritorno, dove puoi perdere punti su tutti i campi, perciò alla fine è iniziato la seconda giornata, è ancora lunga, però sicuramente oggi la classifica dice che è un campionato che si è aperto per le due squadre per ad oggi. Aldo, anche te sei dello stesso avviso, cioè un campionato che per la vittoria finale per il momento dice notaresco o Matelica e oggi, basta. Oggi la sconfitta del notaresco ha di fatto riaperto il campionato, mentre se il notaresco oggi avesse vinto, molto probabilmente dava una bella mazzata al campionato. Sì. Sembra strano, no? Perché avrebbe eliminato totalmente il Campobasso. Noi siamo già fuori. Il direttore dice noi siamo già fuori. No, dopo diventava difficile il recupero. Io quello che voglio dire è questo, lo dico c'è Stefano qui vicino. Fare calcio a Campobasso
è molto, 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 molto difficile, perché c'è una pressione incredibile. Io ricordo che quando il Campobasso era in Serie B, io andavo una volta al mese per lavoro a Campobasso e dormivo nell'albergo del presidente Molinari. Bene, il Campobasso faceva la Serie B e la gente contestava, perché non so per quale motivo a Campobasso per qualunque cosa non siano mai contenti, e quindi fare calcio, e quindi c'è la stampa. Adesso non so se le cose sono cambiate, sono cambiate dalla risata, non credo molto, e quindi non aiuta molto, e guarda che è difficile, sorride anche Andrea Costantini, non aiuta molto questo discorso. Quindi mi permetto di dire questo perché conosco la piazza. Però, è vero, è una piazza così come ce ne sono, però io credo e penso che la vittoria oggi sarebbe stata veramente, veramente importante. Avrebbe dato una mazzata al campionato. Buonasera Jacopo, c'era secondo te il rigore non dato all'Atalanta? E secondo Aldo Fattore c'era il rigore non dato all'Atalanta? No, veramente c'era il rigore e c'è l'espulsione in rosso. Io... E devo dire una cosa. Ahimè. Ad onor del vero, visto che mi prendi... Però Paolo è sempre lui che mi stuzzica, caro Paolo. Quello che ti voglio dire è questo, che Irrati aveva fatto i danni come arbitro la settimana prima a Sassuolo-Genoa. Sì. Però questo, guarda, io faccio un esempio, lo dicevo prima dalla trasmissione a Ania, se alla fine del campionato l'Inter dovesse vincere di un punto lo scudetto, è un campionato passato o no? No. Vabbè, risposta da tifoso. No, non è da tifoso, non si può. Io non sono tifoso di nessuno, attenzione. No, ma ci mancherebbe, però. Ricordatevi quattro... All'ultima giornata di andata un episodio, poi sì, condizionare un campionato. È successo 5 anni fa, un famoso Milan-Juventus. Ah, intanto dalla regia dice sì. Milan-Juventus, la palla era entrata di 2 metri, se quella palla fosse entrata. Ma adesso come siamo andati a finire la Serie A, Paolo, che ci ha mandato le SMS da casa? Sei d'accordo, quel punto potrebbe essere decisivo. Importantissimo. Metti che è decisivo, devo scappare. Andrea! Allora fammi dire questa cosa. Intanto sulla sconfitta del Notaresco hanno inciso gli errori di Scotti. Ora, a me spiace insomma essere critico, ma purtroppo devo commentare quello che ho visto. L'addio di Ginestra ha un'onda lunga che arriva oggi. Con Monti le cose erano state tamponate, oggi la scelta è stata mettere il portiere di esperienza arrivato in settimana. Purtroppo i fatti dicono che Scotti ha 2 gol sulla coscienza, perché il secondo gol, quello di Cogliati, è un tiro sul suo palo e quella palla passa da qualche parte, quindi io penso che sia responsabile. E poi chiaramente anche, eccolo qua, qui insomma io penso che qualcosa in più si potesse fare, e poi anche il terzo gol, il che è netto. Non so se era il caso di confermare Monti, perché con lui in campo Notaresco aveva comunque ritrovato la vittoria contro il Vasto Girardi, però nella stagione perfetta del Notaresco la gestione del portiere dopo l'addio di Ginestra sarà molto molto importante. Ecco, sono curioso di vedere se a Iesi sarà data ancora fiducia a Scotti oppure se tornerà a Monti, però poi bisognerà fare una scelta definitiva, perché altrimenti sarebbe controproducente il balletto dei portieri. Complimenti al Mantelboso del Notaresco, però Andrea io ti volevo chiedere, abbiamo sempre detto che l'inizio, le prime giornate del girone di ritorno per il Notaresco sarebbero state, non dico fondamentali, ma molto importanti. Certo. Okay. E anche per questo che l'espulsione di Sansovini oggi è grave. Spero che non prenda tante giornate, però mancherà sicuramente nella prima delle due trasferte, forse le salterà entrambe contro Jesina e Avezzano, che sono gare alla portata alla luce della classifica, ma ora sul Notaresco iniziano ad arrivare un po' di pressioni, che è inevitabile. Ecco, io voglio sperare che Notaresco mantenga quella, al di là di quello che è successo oggi, quella spensieratezza che l'ha contraddistinta nel corso del campionato, perché sarà fondamentale nell'arco del prossimo mese, mese e mezzo, uscire fuori con quel più 9 che aveva fino alla scorsa settimana. Ora è più 6, stiamo a vedere. È più 6 perché il Materica da un certo momento in poi si è messo a vincere sempre, ma il Materica non vincerà sempre, prima o poi si dovrà fermare, non so quando, ma prima o poi si dovrà fermare. Il Notaresco deve proseguire con la sua marcia. L'area canatese è a meno 10, quindi ritengo che a questo punto possa parlarsi di un duello Materica-Notaresco. Materica ha margini di errore estremamente ristretti,
prima o poi dovrà fermarsi e il notaresco dovrà mantenere quella serenità che l'ha contraddistinta, non darsi troppe pressioni, perché altrimenti, come è successo oggi, c'è chi sbaglia in porta, c'è Sansovini che è stato finora decisivo, che una parola di troppo gli scappa e viene espulso. Quindi bisogna mantenere quella serenità che finora ha avuto questa squadra, affrontare queste trasferte che sono importanti, ma senza eccessivi pensieri, altrimenti la troppa pressione può giocare brutti scherzi. In trasmissione avete notizie del presidente del Giulianova che il prossimo anno sarà presidente della Civitanovese? Dico la verità, no, non abbiamo notizie in tal senso, ma ci dobbiamo fermare tassativamente, poi rientriamo ancora a tantissima Serie D, a tra poco. Sì, che seconda parte dell'Abruzzo del pallone, continuiamo. Sì, Aldo, ti volevi riagganciare al discorso di Andrea. Mi volevo riallacciare al discorso di Andrea. La cosa più importante per il notaresco, perché prima o poi la sconfitta anche casalinga doveva arrivare, è non capisco tutto questo nervosismo. Perché l'espulsione di Sansovini poteva benissimo essere evitata. Adesso, se tu permetti, vorrei fare solo un appello all'amico Salvatore Di Giovanni. Uh-huh. È un momento, questo è il campionato, importantissimo. Il notaresco è partito per salvarsi, non deve vincere niente. Aveva fatto un grandissimo campionato l'anno scorso, che nessuno pensava che potesse ripetere. Ha fatto un girone di andata che credo ha dei numeri impressionanti. Adesso sia lui che i direttori devono stare vicino alla squadra e devono riprendere a giocare con la serenità che avevano prima. Se dovessero perdere quella serenità, rischierebbero di buttare a monte tutto il ben fatto fino adesso, che al di là del se possa vincere o meno il campionato. Scusa se... No, hai fatto bene. Peraltro, mi hai menzionato da Pineto, peraltro, come vedete, oggi era anche il giorno di Pastese Giulianova e c'è una liaison da tempo oramai che va avanti tra un tifoso del Giulianova e una tifosa della Pastese. Qualcuno fa dichiarazioni d'amore via sms, comunque va bene anche questo. Sul notaresco Giulianova vi avevo detto che quello non era tutta l'intervista di Mirko Cutini. Sentiamo la seconda parte, ascoltiamolo. Non so per quale motivo possono avere nei miei confronti un atteggiamento simile, ma fa parte del gioco. Sono 30 anni che sto in mezzo al calcio, quindi so come funziona. Mi dispiace perché uno da tutto, abbiamo fatto ottimi risultati l'anno scorso, non abbiamo raggiunto risultati non per demerito della squadra, ma sicuramente per demerito di qualcuno e che si deve assumere le responsabilità. Non faccio nomi, ma qualcuno lo sa perfettamente, quindi dare colpe agli altri sicuramente non è bello. Assumersi le proprie responsabilità, questo sì, e farlo tramite giornali e non personalmente, questo mi dispiace, quindi sa perfettamente a chi mi riferisco. Si riferisce al presidente Di Giovanni? Non voglio fare nomi, non voglio fare cognomi, sa perfettamente chi ha gestito certe cose, come sono andate, e è giusto che si assuma responsabilità nei confronti di tutta la piazza. Mi dispiace per la città di Notaresco e per il pubblico di Notaresco, ma noi l'anno scorso abbiamo fatto cose straordinarie che forse neanche noi pensavamo di fare. Si poteva fare meglio, questo sì, ma credo che i ragazzi più di quello non potevamo chiedere. Nonostante avendo avuto i bastoni fra le ruote, questo sì. Giro la considerazione a Stefano De Angelis. Io non ho visto l'intervista, la sto vedendo adesso, perciò sicuramente magari non so perfettamente, però forse è stato anche magari a caldo, si dicono cose, soprattutto oggi, perché magari io ero lì. Beh. E sinceramente lui tutta la partita, alla fine, ma anche io quando sono passato, abbiamo preso addirittura insulti e sputi, penso che non lo meritavamo sicuramente, perché penso che abbiamo sempre rispettato società, squadra e città come Notaresco, perciò penso che abbiamo lavorato, non abbiamo rubato niente, non abbiamo quando fatto niente. Quando parla di bastoni tra le ruote, ma questo Mirko non lo so, adesso lui magari è nervosismo, magari si può riferire a un articolo che è uscito tanto tempo fa sul Centro, mi ricordo, io l'avevo letto ma non l'ho dato neanche peso, poi ognuno reagisce alla propria maniera, però era un articolo dove sembrava che si faceva riferimento all'andamento dello scorso, cioè il raffronto tra quest'anno e l'anno scorso, c'è stato un articolo dove parlava proprio come se squadra e staff avessero mollato, cioè come se abbiamo deciso di andare via, invece non l'abbiamo fatto, non è che abbiamo fatto un camion, poi il calcio, chi c'è dentro sa che le valutazioni si fanno altre esperienze, bisogna sempre portare rispetto, noi penso l'abbiamo fatto, io parlo per me stesso, l'abbiamo fatto, perciò prendere sinceramente insulti e parole, sputi, penso che uno li prende quando ruba qualcosa, si comporta male, no? Non certo. Penso che era
faceva parte di me, di Mirko, dei ragazzi che sono venuti a Notaresco, cioè a Campobasso con noi, ma non è che sono venuti perché l'abbiamo rapiti. Sì, perciò, assolutamente. Penso che fa parte del calcio. Aldo, ma ti stupisce un po'? Onestamente, questa perché Cudini è sempre molto misurato, ne parlavamo prima della trasmissione. Questa dichiarazione mi ha lasciato senza parole per un semplice motivo. Che io devo dire che l'anno scorso ho visto giocare, a parte che Stefano era notaresco l'anno scorso, ho visto giocare il notaresco di Cudini, l'ho visto a Francavilla e mi ha entusiasmato per il modo, tant'è che secondo me era una super squadra, tant'è che lo dissi proprio in questa emittente in passato, a Cesena l'anno scorso, mi chiamò alla fine della partita un mio amico di Cesena dicendomi: oggi ho visto una grandissima squadra, avevate perso a Cesena, mi pare. Sì. Ma dice, ci ha dato in bambola. Quindi poteva, ammesso che, non credo che il Notaresco l'anno scorso dovesse vincere il campionato, vista la presenza del Cesena, però onestamente poteva risparmiarsela, aveva lasciato un ottimo ricordo, per me Cudini rimarrà sempre un grande allenatore, quindi al di là, però questa dichiarazione se la poteva risparmiare, perché una volta che le cose sono finite è inutile rivangare. Vedo che Stefano, che lo conosco, anche lui se può darsi, ognuno di noi però in certi momenti subito a caldo dovrebbe evitare di dire certe cose. Andrea, rapidissimamente, in 20 secondi, ha subito un po' anche te la dichiarazione di Cudini? In parte. Se ti ricordi, la scorsa settimana avevamo detto che questa partita poteva far riemergere vecchie ruggini ed era il caso però di concentrarsi sul campo. Mi riferivo quasi esclusivamente al Notaresco, però è chiaro che il rapporto tra le parti è un rapporto che si è logorato e anche tanto. Oggi evidentemente Cudini, forse forte anche del risultato, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, però è il caso, l'ho detto la scorsa settimana, lo ridico a maggior ragione ora, pietra sopra, il Campobasso deve pensare a risalire la classifica, il Notaresco ha questo obiettivo straordinario che deve cercare, può centrare, ed è il caso che ora ognuno pensi al rispettivo obiettivo e ci si metta una pietra sopra. Andiamo, sì, dobbiamo correre, Aldo, perché dobbiamo andare a Vasto. Partenza, tre erano le favorite. Campobasso, Pineto e Matelica. Stop. Sì, sì. Andiamo a Vasto, 1-1 tra Vastese e Giulianova, ce la racconta Stefano Recanati. Finisce pari e patta il derby dell'Aragona di Vasto tra Vastese e Giulianova. Partita molto contratta nel primo tempo, bellissima nella ripresa, soprattutto dopo l'espulsione di Di Filippo, con il Giulianova che può recriminare per non aver chiuso la gara prima del rigore di Palumbo. L'11 biancorosso in cerca di continuità dopo la vittoria nel derby contro il Chieti chiede strada al Giulianova per entrare nei playoff, vero obiettivo di stagione dopo l'importante mercato di riparazione. Cambia Meglia che rispetto a 7 giorni fa manda in campo i suoi con il 4-2-3-1 con Giorgi che aveva saltato la sfida di Ortona per squalifica, Palumbo, Ravanelli. Giulianova in crisi di risultati e risucchiata nella zona calda della classifica si presenta a Vasto con il 3-5-2. Diamutene ritrova una maglia da titolare in difesa, a centrocampo ci sono Castiglia con Ramico e Cipriani, in avanti Suriano e Francesco Di Paolo. Subito una tegola per Marco Amelia che all'11° perde per infortunio Caciotti, al suo posto in campo Altobelli. 2 minuti arriva anche il primo tiro in porta della gara, lo effettua la Vastese con Francesco Bardini che prova la conclusione a giro che risulta però debole centrale. Si fa vedere anche il Giulianova al 21°, calcio di punizione in area con Diamutene che non riesce ad intervenire, la sfera resta lì con Suriano che ci prova dal limite ma la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa. Protesta al 28° la Vastese, ripartenza in contropiede con il pallone che arriva a Vittorio Esposito, il quale entra in area di rigore ma al momento del tiro viene contrastato duramente da Castiglia. Per il direttore di gara, il signor Pacella di Roma 2, si può continuare. Continua a cambiare Amelia che vede la sua squadra faticare a scardinare l'attenta difesa giallo rossa e allora questa volta Pizzutelli si mette in proprio calciando dalla distanza con la sfera ribattuta centralmente da Bifulco. Il più lesso ad arrivare sulla sfera è Dos Santos che pecca di coordinazione e mette incredibilmente la palla al lato con l'Aragona già in festa. Ripresa subito con una novità in campo per Amelia che butta nella mischia Cavuoti lasciando negli spogliatoi Ravanelli. Al 7° timide proteste anche in casa Giulianova con una trattenuta in area di rigore ai danni di Francesco Di Paolo, ma il direttore di gara ben appostato fa proseguire. Ma al 15° d'ora arriva la svolta della gara. Break in mezzo
mezzo al campo di Francesco Di Paolo, che salta in velocità di Filippo, che con un tocco galeotto lo mette a terra. Pochi dubbi per il direttore di gara, che sventola il rosso diretto al difensore biancorosso, che sconsolato abbandona il campo tra le proteste dei suoi compagni. Oltre al danno anche la beffa, perché sulla seguente punizione calciata da Cipriani il Giulianova va in vantaggio, complice l'errore di Bardini che si fa scivolare il pallone dalle mani facendo esplodere i tifosi di fede giallorossa. La Vastese prova a rispondere e lo fa al 19° con Palumbo, che si libera del diretto avversario e con il mancino spara verso la porta. Attento Bifulco. Continua la pressione della Vastese, che ci prova anche al 24° con il neo entrato Cavuoti, ma il suo mancino ad incrociare non inquadra lo specchio della porta. La costante ricerca del pareggio da parte dei biancorossi però apre vere e proprie praterie alle ripartenze dei giuliesi, come al 30° quando il neo entrato Torelli si invola verso la porta, avversaria saltando giocatori come Birilli, ma una volta entrato in area di rigore il suo tiro esce per questione di centimetri. Passato lo spavento torna a premere la Vastese, pressione che viene premiata al 40° quando Vittorio Esposito viene steso giù in area di rigore. Nessun dubbio per il direttore di gara, che assegna la massima punizione. Dagli 11 metri si presenta Palumbo, che resta freddo e spiazza Bifulco. L'ultima occasione al 48° però capita sulla testa di Diamutene, che gira la punizione di Vitelli ma non trova la porta per questione di attimi. Finisce dopo 4 minuti di recupero con le due squadre che vanno a ricevere i meritati applausi dalle rispettive tifoserie dopo aver dato vita a un secondo tempo molto avvincente. Ma non è poco convinta, perché poi alla fine io credo che era difficile subire tiri in porta oggi per come avevamo preparata. Il primo tiro è stato quello sulla punizione, che poi c'è stato un infortunio di Bardini, però io credo che bisogna essere un attimino un po' più concreti, meno bellini, più concreti, più attenti, perché le situazioni per poter andare a far male ci sono state e non siamo stati preparati. Questa è la realtà. La prontezza in quelle situazioni sblocca la partita e ti mette sicuramente per il resto della gara, nella gestione della gara in maniera positiva, ti mette nelle migliori condizioni di gestire il vantaggio. La scelta di Palumbo con Vittorio Esposito insieme a Dos Santos subito dall'inizio, una scelta studiata in allenamento per cercare di aprire la difesa schierata del Giulianova. Sì, era studiata anche perché stavano bene. Palumbo è rientrante da un infortunio, quindi sta aumentando il minutaggio, ha già fatto 90 minuti anche se alla fine in fatica, però li ha fatti bene, e cercavo di provare con loro tre davanti a tenere la fase difensiva lì e magari giocarmi le qualità dei giocatori che hanno per poter sbloccare il risultato. Sì, sono contento della prova dei ragazzi, potevamo chiudere la partita, poi ci siamo leggermente abbassati. Sappiamo comunque l'individualità della Vastese, niente, peccato perché potevamo portare un punteggio pieno, però ecco, la prestazione è stata positiva, quindi sono contento. L'unica cosa, mi piacerebbe rivedere il rigore, perché ho i miei dubbi, però è solo una mia curiosità. Quanto era importante non perdere qui a Vasto per il proseguo anche del campionato? Noi abbiamo tutt'altro obiettivo, quindi non perdere era determinante. 1-1, tante polemiche arbitrali, tra un po' le vedremo, perché insomma ci sono stati alcuni episodi da rivedere, da commentare: l'espulsione di Nicolas Di Filippo, il rigore nel finale concesso alla Vastese, però nel complesso, Aldo, come valuti questo pareggio? A chi fa più comodo? Forse alla Vastese, un po' per come è arrivato nel finale, è andato sotto 1-0, poi forse al Giulianova. Marco, questa partita ha confermato l'andamento. Al Giulianova servivano i tre punti. Al Vasto servivano e al Giulianova pure. Sì. Però questa partita ha confermato quello che il campionato della Vastese, parlo prima della Vastese, e gli alti e bassi, non riesce a dare continuità a alcuni risultati positivi. Che è quello che potrebbe fargli fare il salto di qualità. È ormai una costante fissa. Alti e bassi. Per quanto riguarda Giulianova, avrebbe anche potuto vincere, visto che stava in vantaggio sia numerico che come gol. Però deve prenderle per buono un punto d'oro questo qui, perché Vasto comunque sarà sempre un campo difficile per tutti. Assolutamente.
Vi faccio vedere gli episodi da Moviola, sono tanti. Allora, però prima fatemi commentare questo messaggio. Secondo la mia opinione, l'andamento di questo campionato mi ricorda la Pro Vasto, il campionato 2008. Io devo salutare, perché mi ha anche chiamato, Franco Nardecchia. Lo saluto perché è lui che ha mandato questo messaggio, lo vuoi salutare anche te? Caro Franco, riposati, stai tranquillo. Allora, innanzitutto lo saluto, Franco è sempre gentile, sempre molto molto numero disponibile. Numero uno. E peraltro io quel campionato lo ricordo, una rimonta clamorosa della Pro Vasto sul Fano, te lo ricordi Andrea? Certo. Aveva, quel Fano aveva Chiarabini davanti. Sì, sì, la Vastese, se non ricordo male, con Bonfiglio sì, in attacco. Ludovisi. Però era una Vastese forte, cioè se ci dovesse essere una rimonta quest'anno sarà di una squadra forte e quotata su una squadra che doveva salvarsi. Quello invece è stato un duello tra due squadre che erano forti e dovevano vincere il campionato, e una squadra si è fatta rimontare e l'altra ha rimontato. Sì. Vediamo gli episodi da Moviola, siamo nel primo tempo, proteste timide della Vastese, questi almeno sono gli appunti di Stefano regalati per questa entrata su Esposito di un giocatore di Nazari, se non erro, su Esposito. Castiglia forse. Castiglia? Sì. Avevo sentito Castiglia. Sì, probabilmente sì, Castiglia. Che ne pensi Andrea? Che è un'entrata estremamente rischiosa. Prende anche il pallone e questo lo salva, però effettivamente entrare così in area di rigore, devo dire la verità, se avesse fischiato il calcio di rigore non avrei gridato lo scandalo. Effettivamente però tocca anche la sfera, diciamo sono le situazioni borderline. Prende la palla, però entrare così in area di rigore è davvero mi sembra scriteriato. E direttore, d'accordo? Sì, sono d'accordo, però penso che ha avuto la fortuna di prendere la palla, non era contrasto duro, ma non era pericoloso in aria, però stavo fortunato a prendere la palla, dai. Aldo? La stessa cosa, poteva dare rigore e non darlo. Vediamo nel secondo tempo, protesta il Giulianova per un episodio dubbio, lo ricordiamo, l'arbitro era Fabrizio Pacella di Roma 2, questa trattenuta in area di rigore su Francesco Di Paolo, anche qui e anche qui si poteva dare il rigore. Secondo me il difensore della Vastese è salvato dal fatto che Di Paolo non può mai raggiungere quella sfera che è nella disponibilità di un altro difensore. Di Paolo non riuscirà mai a prendere quella palla, però è un rischio grosso. Certo, d'accordo? Questo è calcio di rigore. Anche per me. Calcio di rigore. Senza dubbio. Vediamo adesso il terzo episodio, ovvero l'espulsione di Nicolas Di Filippo, che lascia la Vastese in 10 uomini. Questo inserimento centrale e c'è il fallo di Di Filippo. Viene rosso diretto per il giocatore della Vastese, in quanto evidentemente chiara occasione da gol. E secondo voi è chiara occasione da gol? O comunque ultimo uomo? Secondo me non è nell'uno né nell'altro, vero? Secondo me. No, allora, quello che conta è chiara occasione da gol, neanche ultimo uomo, chiara occasione da gol. Quella non è una chiara occasione da gol. Aldo? A meno che, ma era solo ammonito prima? No. E allora rosso diretto credo, chiedo conferma a Stefano Recanati che perché la velocità in cui va il giocatore Giulianova basta un niente per cadere in maniera rovinosa. Sì. Ok, questo è l'episodio che lascia in 10 la Vastese. Nel finale c'è il calcio di rigore assegnato alla squadra di Marco Ameglia. Io devo dire la verità, oggi peraltro anche alcuni mi hanno scritto fatelo rivedere perché l'episodio è molto molto dubbio, ed effettivamente poi quando la troupe è tornata da Vasto c'è questo contatto tra Ramcu e Vittorio Esposito. A me questo non sembra proprio non calcio di rigore. Non è rigore. Direttore? No, secondo me non è. Andrea? No, non è rigore. Pensi che ci possa essere stata una, tra virgolette... Penso che sono stati tre episodi in area di rigore molto dubbi dove... Potevano esserci, guarda, erano più rigori quelli che abbiamo visto in precedenza che questo. Esatto. E dunque possiamo dire pagella insufficiente per Pacella. Questo è poco ma sicuro.
Andrea, a proposito delle due squadre, diciamo, a chi serve di più questo pareggio? Prima della partita al Giulianova, dopo la partita alla Vastese, è una lettura diversa a seconda dell'ottica. Prima della partita il Giulianova era in grande difficoltà, la Vastese è reduce dalla vittoria nel derby, quindi al Giulianova un punto poteva fare comodo, ma per come si era messa la partita sono due punti persi per la squadra di Del Grosso. Che è in difficoltà, vero direttore? È difficile, vediamo la classifica del Giulianova. È abbastanza complicata, ci vuole un bel giocatore di ritorno. Giulianova però ha sempre fatto forza sulle partite casalinghe, sul loro fattore campo. Penso che anche quest'anno gli possa fare, magari possa dare quei punti in più che gli permettono magari di riuscire a raggiungere l'obiettivo. Vedremo. Intanto, Andrea, ti hanno scritto poco fa: il Matelica non ti preoccupare perché perde a Giulianova, perché settimana prossima c'è Giulianova-Matelica. Però il Giulianova, che ha ragione il direttore e lo diciamo spesso, deve far leva sulle gare casalinghe, però le ultime due gare casalinghe, scontri diretti, li ha toppati. E invece oggi ha fatto una buona partita sul campo di una squadra importante davanti a una grande cornice di pubblico. Quindi ora il Giulianova deve veramente tornare a fare affidamento sul proprio stadio, sul proprio tifo, perché è da lì che passa una salvezza che è ancora più complicata, perché oggi non solo il Giulianova non ha vinto una gara che a un certo punto si era messa molto bene, ma ha subito anche, ha perso delle posizioni in classifica. E quindi insomma bisogna tornare a fare punti, e chissà che non sia proprio il Giulianova a dare un dispiacere al Matelica domenica prossima. Vedremo, noi ce lo auguriamo, ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, poi Pineto Chieti e Avezzano San Giustese, a tra poco. Ecco. Perché sono passato lì sotto? Oh, eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone. Prima di andare a Pineto, siccome ci hanno chiesto di far commentare a Stefano De Angelis alcuni messaggi, sono tanti, sul trattamento presunto tale subito nel post gara di questo pomeriggio. Faccio un sunto, così può replicare, ma sì, brevemente, sì. Perché non ci vogliamo perdere in mille polemiche che peraltro non servono a niente. Chi scrive si qualifica come un dirigente del Notaresco e dice: nessuno ti ha insultato, tantomeno sputato, hai avuto la massima ospitalità, sei entrato in campo prima e dopo la partita, ci siamo salutati e tutti sinceramente penso che tu stia dicendo una cosa non vera, addirittura sei entrato negli spogliatoi in compagnia del sindaco e presidente della provincia mentre il pubblico di casa era ancora in attesa di poter uscire, hai seguito la gara nel settore locali perché sin dall'inizio ti sei sentito a casa tua. Se volete posso dare le mie generalità, tra l'altro ha ospitato il DS e il Campobasso Calcio nei migliori modi, non si può offendere in modo gratuito dichiarando il falso. Allora, qua non è nessuna offesa gratuita, perché io ho salutato, premetto che non ho avuto mai problemi a Notaresco, dove sono stato bene, ho fatto anche intervista a settimana, mi è stata fatta una domanda sul commento a caldo, io durante la gara ho visto la partita con amici e nessuno mi ha detto niente, come ho detto, perciò non ho nessun problema. Ho salutato tutti da dirigenza, compresi i magazzinieri, perché penso che sono in ottimi rapporti da partire dal giocatore con il presidente della provincia Diego Di Bonaventura, con tutti, perciò con Francesco, con Rodolfo che fa il magazziniere, perciò non ho un motivo. Sono passato sotto, mi hanno tirato di tutto, questo non so il motivo, ma non perché mi offendo che è stata, io dico che Notaresco, però la realtà è stata questa, non so per quale motivo, perché non capisco, al di là della sconfitta di oggi, questo astio che c'era, perché il nome De Angelis, le offese lo sentite, non è che hanno detto un altro nome Pasquale, poi questo non c'entra niente col fatto che sia entrato in campo, dentro, perché faccio il direttore sportivo del Campobasso, ci mancava pure, certo, che vedevo la partita fuori dal campo. Perciò penso che sia una cosa normale, ma io ho abbracciato tutti quelli che conoscevano e chi mi riferisco lo sa, perciò penso che non, ma come è sempre stato a Notaresco, ad Avezzano, dovunque sono stato, penso non l'astio non ce l'ho con nessuno. Ho risposto a una domanda, a un'intervista del mister, ho detto non capisco l'astio che c'è stato a fine partita nei nostri confronti. Forse che diciamo che sono capitato per caso mentre passavo, dai. Va bene, domanda per il direttore De Angelis, ci scrivo: ma se il Campobasso è troppo lontano dalla vetta, perché continuiamo a vincere per arrivare secondi? Penso che è il nostro dovere, anche perché vanno a fare un campionato di vertice per ambizione personale, per ambizione della società, per ambizione della squadra. Penso che sia una cosa normale, ma come lo debbono fare tutte le squadre di questo campionato. Non vedo il motivo perché, cioè, se no uno si fermerebbe, dice finiamo il campionato adesso, noi vogliamo arrivare più in alto possibile, perché poi la società ha un'ambizione futura, non so cosa succederà, però vediamo.
Oh, peraltro, tornando per un secondo, poi andiamo a Pineto, all'episodio dell'espulsione di Nicolas Di Filippo, poi ci siamo sentiti durante la pausa pubblicitaria con Franco Lardecchia che tutto gli si può dire tranne che non sia fede biancorossa aragonese, ha detto però quello è entrata diretta sul giocatore del Giulianova, quindi c'è l'intenzionalità dell'intervento, quindi va punita da regolamento con il cartellino rosso, quindi... Tanto di cappello a un dirigente. Io sono totalmente in disaccordo. Okay. Anch'io. Va bene. Pineto Chiedi, Andrea Costantini, ce la racconta. 1-0. Un derby da pareggio con due squadre contratte. Lo vince però il Pineto nel finale con un gol rapace di Tomassini contestato dal Chieti per un presunto fallo di mano. Chieti che dal canto suo poco prima di subire la rete aveva avuto la palla del vantaggio. Si fa in salita la strada verso la salvezza dei neroverdi mentre il Pineto torna a sorridere dopo due stop di fila. Tra i padroni di casa c'è il ritorno in campo di Della Quercia nella linea di difesa nella quale Amaulo esclude Speranza, problema alla caviglia, e Marini. I due finiscono in panchina. 4-2-3-1 con Alessandro a ridosso di Tomassini. Nel Chieti Di Meo vara il 4-4-1-1, ridà fiducia a Bruno tra i pari, inserisce Baggigalupo a sostegno di Sivilla. In panca Traini e l'ultimo arrivato Leonetti. In campo Sarrizu, ex della gara, al pari dei pinetesi Pepe e Alessandro. Gara giocata a ritmi bassi e che stenta a decollare. Al 18° a quadro, sistemato da Mauro a sinistra, crossa per il colpo di testa di Festa di poco fuori. A cavallo del 23° il momento migliore dei padroni di casa, a quadro si libera bene al tiro, una rasoiata toccata da Bruno che finisce a fil di palo. Sul seguente corner, terzo tempo di Pierpaoli che tutto solo spreca una ghiotta palla gol. Il Pineto non trae linfa da queste opportunità, il Chieti non si scompone e crea un paio di situazioni interessanti a fine frazione. 39° pericoloso cross basso di Sarrizu, Baggigalupo non arriva, la difesa sventa. Al 43° è il turno di Favo che riceve spalle alla porta, si gira bene ma non inquadra il bersaglio grosso. All'intervallo è così 0-0 tra Pineto e Chieti. Nella ripresa al quinto prova a farsi vedere Alessandro ma senza infastidire Bruno, il quale è attento anche sulla punizione di Acquadro all'11° che filtra in barriera. Di Meo e Amaulo fanno ricorso alla panchina per rendere le squadre più offensive. Nel Chieti entrano Milizia, Franchi e Traini e proprio Milizia impensierisce Amadio con un velenoso destro che impegna severamente l'estremo difensore pinetese. Nel frattempo con un triplo cambio e l'innesto di Ciarcelluti, Simoncelli e Di Giovacchino, Amaulo passa al classico 4-4-2, ma il Chieti a sfiorare il vantaggio poco prima della mezz'ora col filtrante di Meola per Sivilla, il cui lob sorvola la traversa. È l'ultima azione per Sivilla che lascia il campo a Palmisano, ma il Chieti paga la palagollo sciupata al 37° quando dopo un'azione di ripartenza Ciarcelluti fa partire un destro violentissimo respinto da Bruno. Sulla sfera si avventa Simoncelli che disegna un cross perfetto che scavalca Bruno e che trova pronto la appuntamento col gol partita Simone Tomassini. 1-0 per il Pineto col centravanti che si butta alle spalle l'erroraccio di Fiuggi. Il gol è una mazzata per il Chieti che non solo non ha la forza di reagire ma rischia di incassare il secondo gol con i tentativi di Di Giovacchino e Bianciardi. Dopo 5 minuti di recupero può far festa il Pineto per una vittoria che permette di riagganciare un piazzamento playoff. Per il Chieti brutto inizio di 2020, 0 punti e 0 gol segnati. Amaulo, arriva la prima vittoria della sua gestione in una gara, forse ha visto il Pineto ma anche il Chieti condizionate dal risultato e dal momento. Chiaro, i punti in questo momento valgono triplo, come dico, c'è un giorno di ritorno da giocare per obiettivi diversi, tutte le squadre mettono in campo quell'agonismo, quella carica in più perché sanno che le partite scendono di volta in volta, diminuiscono e quindi bisogna portare punti per il proprio obiettivo. Il Chieti è una squadra importante perché ha cambiato 8 undicesimi, avete visto oggi che è una squadra sicuramente darà del filo da torcere a tutti quanti. Noi siamo stati la nostra abilità nell'aver pazienza di soffrire, di dare un po' quella in un momento un po' difficile perché è inutile nascondere le difficoltà che ha in questo momento la squadra, ecco, giocatori anche noi in precarie condizioni, qualcuno adattato, stava Della Quercia, cui faccio i complimenti, era 4 mesi che non giocava, Pierpaoli terzino sinistro che Marino ha influenzato e quindi tante situazioni un po' precarie, però ha fatto sì che lo spirito del gruppo, la compattezza, l'episodio ci ha premiato, dico l'episodio solito premia chi magari interpreta meglio la gara, noi l'abbiamo fatto, abbiamo sfruttato questa occasione, domenica scorsa siamo stati puniti
in modo ingiusto, e oggi abbiamo raccolto qualcosina in più di quello espresso, però il calcio è questo. Io andavo a ricerca di una prestazione fatta di equilibrio, di compattezza di squadra, e oggi abbiamo tenuto coperto bene il campo e partiamo da questa prestazione come organizzazione, come equilibrio e compattezza di squadra. Fa male, mister, perdere così una partita nella quale avevate avuto anche la palla della vittoria poco prima? Se le critiche sono giuste, però oggi non meritavamo assolutamente di perdere. Abbiamo fatto un'ottima partita e meritavamo noi invece di loro. Sembravamo noi che giocavamo in casa, secondo me. È un brutto segnale perdere una gara come questa? Ma forse se la vediamo da questo punto di vista sì, però dobbiamo vederla dal punto di vista atleticamente, fisicamente. La squadra ci sta, è viva, forse se non era viva non si vedeva. Invece è una squadra viva, una squadra che combatte, una squadra che se l'è giocata fino alla fine. Non so se il gol era, mi sa che è stata messa dentro con la mano, ma l'hanno detto pure, però. Ecco, dal punto di vista psicologico questo può incrinare un po' la fiducia della squadra? Io personalmente non la faccio inclinare, perché i ragazzi sono vivi, i ragazzi combattono, forse qualcuno ancora non sta ancora rendendo per quello che deve dare, però gli altri non li posso dire niente. Dal punto di vista dell'impegno, il tre quarti della squadra lo fa al 100%, c'è qualcuno ancora che non va ancora come dico io, e quindi ne parleremo anche con lui quattro occhi, perché bisogna darsi da fare tutti quanti. Gli altri bene. Io mi assumo come al solito le mie responsabilità, perché non vado a testa alta, perché la squadra è viva, la squadra gioca. Oggi col Pineto, il primo tempo, anche per metà del secondo tempo, avevamo sempre noi il pallino della squadra. Il Pineto è una squadra che punta ai playoff, quindi io non ho visto questa grossa differenza tra noi e loro. Ecco, lei a Fiuggia aveva lamentato delle imprecisioni, degli errori da parte dei suoi giocatori. Oggi da questo punto di vista si è fatto un passo in avanti? Beh, a Fiuggi loro ci hanno ringraziato della loro vittoria, perché due errori banali, due palle aeree, chiaramente la difesa un po'... così, ma nel calcio succede, disattenzione, i gol vengono realizzati proprio per qualcosa che non va. Certo, lì siamo stati anche sfortunati, perché Tomassini aveva la palla per fare anche il 2-2 al 95esimo. Sono fortune o sfortune che nel calcio poi ti prendi. Oggi è andata bene a noi con questo gol decisivo, a premio proprio dei ragazzi che hanno fatto una partita molto molto attenta, guardinga, concentrati, grande pressing a centrocampo, dove secondo me abbiamo avuto la forza nel conseguire il risultato. L'ultima, oggi avete ritrovato dopo diversi mesi, dopo quattro mesi, Riccardo Della Quercia. È un ragazzo fantastico, Riccardo, speravamo di riprenderlo, di riaverlo più presto possibile. È stato sfortunato con un infortunio un po' banale, però diciamo che il percorso di guarigione è stato un po' lungo, però è ritornato il ragazzo che noi abbiamo visto in quattro anni di quarta serie. Vittoria dunque per il Pineto, Andrea Corroborante, che però inguaia il Chieti ancora di più. Di me ha detto: una parte della squadra, gran parte, sta facendo bene, sta dando il 100%, un'altra parte ci devo parlare. Sì, evidentemente c'è qualcuno che non sta dando quel 100%, e quindi in una situazione di classifica come questa non è possibile che questo avvenga, quindi è giusto che lui cerchi di stringere qualche altra vita presso qualche giocatore che evidentemente non sta dando l'anima. Insomma, per un allenatore come Di Meo, che fa molto insomma dell'atteggiamento la parte prioritaria del proprio gioco, chiaramente questo non va bene ed è giusto che intervenga. Per il resto, io l'ho già detto la scorsa domenica, il Chieti è una squadra rinforzata, quindi mi aspetto che alla lunga questa squadra venga fuori, però poi bisogna andare in campo, bisogna pedalare, bisogna avere meno ingenuità e bisogna fare di più lì davanti. Oggi Chieti non ha creato molto, quelle occasioni che ha avuto non le ha sfruttate, e alla fine ha pagato l'unica vera palla gol importante costruita dal Pineto nel secondo tempo, mentre invece nel primo tempo il Pineto, pur non facendo chissà cosa in avanti, aveva avuto le palle gol migliori.
copio e incollo quello che ho detto per il Giulianova, per il Chieti direttore con due punti in meno, però con l'aggravante avere anche Chieti, come diceva, secondo me è una delle squadre dove si ha cambiato di più nel mercato di dicembre. Si è sicuramente rinforzata con giocatori di valore, di esperienza. Adesso purtroppo la classifica e le giornate si accorciano, il tempo ce n'è poco, perché magari avrebbero bisogno di tempo per trovare la quadra, come si dice, no? Sì. Però tutti i mezzi per venirne fuori, secondo me. Aldo, il Chieti in difficoltà, il Pineto dopo aver ceduto Amadio in settimana al Fano prova a ripartire, la settimana scorsa la sconfitta di Fiuggi con molta delusione, oggi questa è una vittoria che comunque dà fiato, sì, alla classifica. Diciamo che addolcisce la pillola, però posso dirti una cosa. Io ho una grandissima, voi tu lo sai che al di là ho una grandissima stima per il presidente del Pineto, ma tantissima. E credo che, e qui penso che Stefano me ne possa dare atto, che ce ne sono molto pochi presidenti come Silvio Brocco. Io invece punterei, scusa se stasera sono abbastanza duro, verso questi signorini, questi giovanotti che vanno in campo. Allora, una società modello come il Pineto non si merita questi giocatori. Questa è una rosa di 24 giocatori, tutti, ogni ruolo è ben coperto. Quindi prima c'era l'alibi, l'allenatore, qui. Io invece devo dire una cosa che è veramente vergognoso, che dei giocatori non diano l'anima, e mi voglio riferire principalmente a una partita. Voi sapete quanto Brocco è partito male il campionato e compagnia, quanto tenesse alla Coppa Italia. Sì. Ebbene, questi signorini vanno a giocare col Tolentino, che fa giocare quasi tutti i ragazzi, perdono la partita. Vabbè, perdono. Beh, la non partita. Erano proprio io, tutti i ragazzi. Quindi, tanto raddoppio della Juve con Ronaldo, sul rigore. Perdono la partita. E sarà contento. No, guarda come sorride. Eccolo qua. È contento. Però spero che il rigore eccolo ci sia. Qua. C'è il rigore? C'era il rigore? Netto. Guarda, noi abbiamo detto, abbiamo commentato l'espulsione del giocatore della Vastese. Andatevi a rivedere, vi do un consiglio. Il fallo subito da Dybala, il fallo commesso da Veretout, giocatore che non è stato espulso ed era davanti al portiere. Ok, sì, ci mancherà. Io adesso pregherei i giocatori del Pineto, fino all'ultima partita, di sputare sangue in campo per onorare un signor presidente, perché solo così, facendo un grande giro di ritorno, possono veramente tenere fede a quelli che erano i patti iniziali, perché questa era una squadra costruita, e io con chiunque parlo, con chiunque mi dicono qual è la squadra più forte, tutti quanti all'unisono dicono Pineto, la mettono sempre tra le prime. Io non so Stefano come la pensa. Era tra le favorite. Sì, sicuramente è un organico importante, penso che abbia tutte quindi le carte. Quindi se permetti, do 10 al presidente, veramente un voto molto molto basso ai signori giocatori. Eh sì. Assolutamente sì, Vastese ottimi calciatori, ma il mister puntini. Andiamo in un'altra situazione, se vogliamo, ancora più complicata, quella dell'Avezzano, che ha perso contro la San Giustese 0-1. Vediamo il servizio. L'Avezzano a caccia di conferme dopo il pareggio di 7 giorni fa contro il Campobasso ospita una San Giustese reduce da 4 sconfitte consecutive e che non vince dallo scorso 27 ottobre. Marchigiani guidati in panchina dall'ex Forlì Nicola Campedelli, che in settimana ha preso il posto dell'esonerato Senigallesi. Meco Monaco, oggi squalificato, ripropone Di Curzio al centro dell'attacco, supportato da Quatrana e Agate. A centrocampo spazio a Kras per lo squalificato Traditi. Nella San Giustese subito in campo l'ultimo arrivato dell'Aquila nel 4-4-2, in cui Buonaventura e Mingiano fungono da riferimenti offensivi. Fase di studio in avvio, per attendere la prima occasione da gol si deve arrivare fino al quarto d'ora, quando Crass arma il sinistro ma non inquadra e spedisce lontano dallo specchio. Al 20° è il turno di Agate, che tenta il colpo a giro, sfera che non impensierisce Chiodini. Al 24° la San Giustese passa al primo affondo, Camerlengo perde il pallone in uscita e per Buonaventura è un gioco da ragazzi insaccare l'1-0. Primo gol in maglia rosso-blu per
l'ex Foligno, terzo errore decisivo in altrettante uscite per il portiere ex Chieti. L'Avezzano prova a reagire con Magri che impatta di testa e spedisce al lato di un soffio. Più pericolosa l'incornata di Quatrana che c'entra in pieno la traversa. Sulla ribattuta Agate non ha il tempo di coordinarsi e blocca facile Chiodini. Nel finale di tempo l'arbitro Gemelli di Messina ammonisce Masini dalla panchina per proteste, giallo ingenuo che peserà e non poco sulle sorti dell'incontro. In avvio di ripresa Mecomonaco getta nella mischia l'argentino per un impalpabile di Curzio e al tredicesimo è ancora pericoloso Magri che stacca più in alto di tutti e c'entra il palo a Chiodini battuto. Nemmeno il tempo di rammaricarsi per il secondo legno di giornata che Bonaventura scappa via di Gianfelice, decisivo l'intervento di Camerlengo. Al ventesimo arriva l'altro episodio chiave del match, Masini rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in 10, irremovibile il direttore di gara che manda l'argentino anzitempo negli spogliatoi. Tre giri di lancetta e la sangiustese sfiora il colpo del KO, ma il tentativo di Buonaventura trova solo l'esterno della rete. Mecomonaco inserisce anche Cancelli per Puglielli e Di Renzo per Morales, mentre Campedelli risponde con Palladini per Dell'Aquila, ma l'Avezzano ad avere la palla del pareggio con la rasoiata di Kras che sfiora soltanto il palo alla sinistra di Chiodini. Al 33esimo altra chance dei marchigiani con il piazzato di Bambozzi che mette brividi a Camerlengo. L'ultimo tentativo dell'Avezzano porta la firma di Quatrana che si libera e va al tiro, conclusione facile tra le braccia di Chiodini. Finisce con la quarta sconfitta nelle ultime 8 partite per i biancoverdi che non vincono ormai da 2 mesi. 3 punti fondamentali per la sangiustese che vola a quota 20 e torna a gioire dopo un digiuno durato 9 giornate. Per l'Avezzano critiche dagli spalti e tempo di riflessioni. Allora mister, soltanto da poche ore sulla panchina della sangiustese è arrivata questa vittoria importante che mancava da tante partite, una vittoria fondamentale per la lotta alla salvezza. Sì, sicuramente una vittoria molto importante, non solo per i punti che comunque sono ovviamente l'obiettivo, ma anche per il morale, perché ovviamente si veniva da un periodo complicato e quindi i ragazzi li conosco da pochissimo, perché sono 3 giorni che sono con loro, però hanno dimostrato fin dal primo giorno di tenerci, di aver voglia di ribaltare questa situazione. Oggi sapevamo che era una partita di sofferenza perché giocavamo contro una squadra che aveva le nostre uguali priorità come noi e siamo riusciti noi a emergere e questo per noi è importante. Mister, una sconfitta arrivata con un infortunio del vostro portiere, poi quando sembrate comunque più vivi è arrivata questa espulsione che vi ha un po' tagliato le gambe. Ma guarda, io mi trovo a commentare una partita che è un po' strana, perché la partita la stavamo facendo e anche bene, poi è normale che quando subisci questi infortuni ti stroncano un po' le gambe. Poi abbiamo fatto il possibile, abbiamo cambiato qualcosa, secondo me stavamo in partita, la squadra era viva, però poi è difficile sempre rincorrere un risultato, non è facile. Poi mettiamo che giochiamo anche con un clima ostile, io i tifosi li capisco che ci contestano, perché sicuramente loro meritano molto di più. Ma purtroppo io non ho la bacchetta magica, Non è che poi in mezzo al campo ci va l'allenatore, io mi prendo la responsabilità, io durante la settimana cerco di fare il possibile per mettere una squadra in campo che possa lottare e penso che questa squadra l'abbia fatto fino all'ultimo secondo, perché anche con un uomo in meno siamo stati sempre pericolosi. Poi è normale, è difficile creare occasioni quando una squadra si mette tutte 11 dietro la linea della palla, non era facile. Quindi io, sotto l'aspetto dell'impegno, ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Se poi si commettono questi errori è normale che tutto diventa difficile. Cosa ne pensa un ex dirigente dell'Avezzano come Stefano De Angelis della posizione dell'Avezzano? L'Avezzano di De Angelis viaggiava a latitudini un po' diverse. No, dispiace, perché poi ripeto, non conosco bene, conosco bene la piazza, conosco bene il presidente, non essendo dentro, però non sono uno che chiama, perciò alla fine non so i problemi che abbiano, però sicuramente è una situazione particolare dove c'è stato un cambio di società in corsa, perciò non è mai facile quando si cerca di rimediare. Alcune volte serve anche quel pizzico di fortuna, magari anche dei risultati. Con il minimo sforzo, come si può dire, magari che ti fanno cambiare, ti hanno morale e ti fanno cambiare la stagione. Sicuramente sono già partiti in difficoltà,
Poi hanno cambiato società, è tornato Paris, ha cercato, penso che la squadra è cambiata a gennaio, però quando si cambia non sempre è sinonimo di risultati certi, perciò... Certo, Aldo, che adesso ci vuole un girone di ritorno da fantascienza per l'Avezzano, perché adesso il rischio è di evitare quei due posti. L'anno scorso il miracolo finali. È stato fatto. L'anno scorso il miracolo è stato fatto. Al play-out. Però quest'anno la vedo dura, perché oltretutto la vedo dura per le abruzzesi. Guarda lì, dentro che sono 6 sono 4, no? Allora, terz'ultima, quart'ultima e quint'ultima sono squadre abruzzesi. Mamma mia, questo mi fa abbastanza preoccupare. Per quanto riguarda l'Avezzano, lo dissi all'ultima puntata quando sono venuto qui più di un mese e mezzo fa, che purtroppo, non so, per quale motivo nella provincia dell'Aquila non si riesca a fare o Avezzano o Sulmona o l'Aquila delle squadre che possano emergere nei vari campionati. Questo non riesco a capirlo, perché ci sarà una spiegazione, non lo so. Andrea, vengo da te per chiederti, insomma, adesso rimettiamo la classifica, ragazzi. Ma io penso che la situazione non sia semplice, però bisogna andare passo per passo. La salvezza può passare anche per i play-out, come è successo anche lo scorso anno. Quindi bisogna intanto evitare le ultime due posizioni e poi cercare di contenere il distacco. Se si chiude al terz'ultimo o al quart'ultimo posto, perché insomma la situazione è quella che è. Lo scorso anno l'Avezzano, in una situazione che sembrava anche più difficile per certe dinamiche, ha saputo tirare fuori grandi risorse negli ultimi due mesi, rimontare e salvarsi col play-out. Ora la situazione classifica forse è ancora peggiore in termini di punti, però c'è ancora nulla di compromesso, anche la Jesina può puntare alla salvezza. È evidente che però serve un'inversione a 360 gradi, anzi a 180, perché se no a 360 si torna al punto di partenza. Inversione a 180, perché così non va. È evidente che non va. Spero che non si possa dire a breve che l'Avezzano ha sbagliato totalmente il mercato, soprattutto delle punte, perché serviva un centravanti dopo l'addio di Gaeta. Agate non è un centravanti, Rabbeni non è un centravanti, Masini non è un centravanti. Serviva un giocatore che facesse gol. Inteso come prima punta, dici? Una prima punta che fa gol. Lo so che è difficile, però intanto prendere un centravanti al posto di Gaeta. Purtroppo gli attaccanti che sono arrivati, centravanti non sono. Poi non si può racchiudere tutto nella figura del centravanti, perché anche con Gaeta non è che le cose andassero nettamente meglio. Però siccome c'era un mercato di riparazioni, io penso che un giocatore di quelle caratteristiche andava preso, rispetto a quelli che sono arrivati che quella caratteristica quelle caratteristiche non ce l'hanno. Poi ripeto, non è solo quello, perché è stata una stagione molto complessa con un alto ribaltamento societario e quant'altro. La situazione è molto difficile, però non è totalmente irrimediabile, ma bisogna cambiare marcia. Andrea, scusa, sì. La sconfitta di stasera è grave, perché è con uno scotto diretto? Assolutamente sì. Se assolutamente sì. Era un bel passo in avanti. Assolutamente sì, ed è un pessimo segnale, però ci sono i tempi ancora per reagire e, ripeto, prima cosa evitare le ultime due posizioni e poi vedere se si può fare il play-out, ma questo vale per l'Avezzano, ma vale anche per le altre squadre che ora sono in difficoltà, ovvero Chieti e Giulianova. Se poi dovesse arrivare un filotto, tanto meglio, magari ci sono i presupposti per la salvezza diretta. Assolutamente. Jacopo, hai notato il viso di Andrea? È radioso. Tutto pacioso, si sente già campione d'inverno. No, non lo dire! Non Guardate lo dire. Che vi aggiorno, poco fa c'è stata una respinta di Rabiot sulla linea di porta. Ok, prossimo turno, dai ragazzi, corriamo che sono già in ritardo e chiedo perdono alla regia. Fiuggi Vastese, Campobasso Tolentino, Cattolica Agnonese, Chieti Porto Sant'Elpidio, Giulianova Materica, Jesina Notaresco, Montegiorgio Recanatese, San Giustese, Pineto, Vasto Girardi Avezzano in casa con il Campobasso. Non sarà semplice, hanno due o tre giocatori che sono molto bravi. La squadra di che fa della corsa, dell'agonismo la sua arma migliore. Davanti hanno le qualità migliori, penso, secondo me, come caratteristiche, perciò. Ma come tutte le partite ci sono sempre insidie, perciò dobbiamo fare come sempre la partita al massimo. Assolutamente. Io ringrazio Andrea Costantini. Ciao Andrea!
Ciao e buona serata a tutti. Ringrazio e do in bocca al lupo a Stefano De Angelis al buona proseguire sera. Il campionato grazie con il Campobasso. Buon viaggio Aldo. Grazie, vado un po' al mare, però volevo un attimo salutare un mio amico di Roseto, Ettore Pavone e gli amici di Roseto. Assolutamente. Questo fatto... perché comunque sia ricordo sempre Roseto con tanta simpatia. Assolutamente, hai fatto benissimo. Peraltro mi sono dimenticato di dire che in settimana, vedi, poi questa è una trasmissione anche un po' trasversale, sembra strano ma lo è. Io e Andrea siamo andati a vedere il derby pontino al Francioni, Latina Aprilia, tra i due direttori sportivi abruzzesi, Marcello Giuseppe contro Alessandro Battisti. Ho incontrato Alessandro Battisti che mi ha detto: ma lo sai che ti stavo vedendo domenica su Facebook in diretta, perché a me piace sempre seguire le partite delle abruzzesi, anche se adesso praticamente è tornato nella sua nel Lazio, lui è romano, quindi anche se si... ritiene un abruzzese acquisito, quindi gli mando un saluto e un abbraccio, così come ringrazio e abbraccio tutta la squadra di TV6 a partire da Maurizio Daguin in regia, tutti i ragazzi tecnici e giornalisti che hanno lavorato anche oggi alla Cremente. Ci vediamo settimana prossima per un super Abruzzo del pallone, perché domenica c'è, oltre alla Serie D, c'è Pescara Salernitana, ricomincia il campionato di Serie B, e alle 17:30 ci sarà anche Teramo Avellino. È tutto per questa sera, buona serata.